Signore e signori, un bel applauso a Italo Cillo. Accogliamolo calorosamente. Allora, siamo qui a parlare di prosperità e ricchezza, 7 anni dopo, come dicevo prima, ma lì fuori c'è una crisi devastante. Io non farò qui finta che lì fuori non ci sia una crisi devastante, e soprattutto non ti parlerò di legge di attrazione, cosa che per me sarebbe altamente imbarazzante. La legge di attrazione è questo qualcosa di... hanno studiato queste persone ricche e di successo, no? E hanno visto che avevano tutte quante in comune questa attitudine, cioè visualizzare il risultato che volevano raggiungere nella loro vita come se l'avessero già raggiunto. E questa attitudine mentale in effetti favorisce la realizzazione degli obiettivi. Questa attitudine mentale l'hanno venduta alle masse come la formula segreta per realizzare qualsiasi cosa, e questo è vero e non è vero, perché le persone di successo hanno in comune sì quell'attitudine mentale, ma hanno anche in comune capacità, cioè come massimizzare un effetto leva, quali sono le tue conoscenze, le tue competenze, ciò che tu hai da dare agli altri, massimizzando il tuo tempo libero. Perché noi cosa vogliamo? Vogliamo i soldi per i soldi o vogliamo una vita? O vogliamo la felicità? 6 mesi fa mi è venuto lo sgribizzo perché avevo voglia di parlare di problematiche di cultura e società in un podcast chiamato Tempo di Cambiare. È un podcast da cui non ho mai guadagnato neanche una sola lira. Per pura passione, 6 mesi fa, ho iniziato a parlare di quelli che sono i miei pensieri su cultura e società, un podcast abbastanza controverso, e quindi da 6 mesi a questa parte non ho fatto altro se non dedicarmi a questa passione, a questa cosa in cui credo, e questa è la misura di libertà che mi ha dato questa attività. Questo è quello che, ripeto, voglio insegnare a te se hai desiderio di impararlo, perché oggi molte persone vogliono semplicemente schiaccia il bottone, ottieni il risultato. Credo nella formazione, l'ho detto e lo ripeto, non è il denaro che ci separa da quello che vogliamo realizzare, c'è sempre e soltanto una capacità che ci separa dalla prosperità, dalla ricchezza, dal successo e da quello che vogliamo realizzare. Credo nell'autonomia e nell'iniziativa personale, assolutamente. Vedete qui i protagonisti dei nostri fumetti che si stanno dedicando con autonomia e iniziativa personale, che sono i valori in cui più credo. Nel lavoro, quanto più noi ci aspettiamo che una certa forma di assistenza sociale o governativa provenga dall'alto per risolvere i nostri problemi, e tanto più abbiamo veramente problemi. Questa è una mentalità veramente malata, è la causa di tutti i nostri problemi, non solo a livello individuale, come società. Come sarebbe diverso questo mondo se ciascuno di noi dicesse: io da domani mi voglio, è il pensiero dell'imprenditore o non è il pensiero dell'imprenditore, io da domani mi voglio guadagnare da vivere creando valore per gli altri. Chi di voi è pronto a impegnarsi per questo? Olè, grazie, grazie. Questa è l'essenza del libero imprenditore. Il libero imprenditore non è quello che fa traffici con i politici o si mette in politica per trovare le scorciatoie giuste. Il libero imprenditore è il libero imprenditore. È capace di fare qualsiasi cosa meglio di qualsiasi governo. Perfino il volontariato e l'assistenza ai poveri, l'assistenza ai malati, lo sfamare i bisognosi e così via. È importante questo cambio di mentalità, ci lega le mani pensare il contrario, pensare che ci debba essere qualcuno ad aiutarci. Credo che liberarsi dalla corsa del topo sia facile. Sono ottimista. Credo che liberarsi dalla corsa del topo sia facile se sai cosa fare e se sai come farlo. Che cos'è veramente la corsa del topo? Qui apprezzo tantissimo il pensiero di Robert Kiyosaki, che non l'ha definita soltanto come un problema individuale o della tua economia familiare e così via. La corsa del topo è un problema più grande, è un problema sociale, perché a scuola ci insegnano cose sbagliate, i nostri genitori, in buona fede, perché non sapevano di meglio, ci insegnano cose sbagliate. L'educazione finanziaria è un problema più grande. Per esempio, la corsa del topo dal punto di vista personale, dal punto di vista familiare, dal punto di vista della tua economia, significa che rimani ingabbiato in questo lavorare per i soldi dal primo all'ultimo dei tuoi giorni. Ammesso e non concesso che ci arrivi all'ultimo dei tuoi giorni, perché con i problemi che abbiamo a livello di pensione e così via, non sappiamo neanche dove arriviamo. Quindi, nella migliore delle ipotesi, questo è avvilente.
Nella peggiore delle ipotesi è una continua angoscia di preoccupazione per il futuro, di non sapere se arriviamo, come ci arriviamo, quando ci arriviamo e così via. La ruota del topo dal punto di vista spirituale, diciamo così, è quando noi facciamo qualcosa, facciamo per lavoro tutti i giorni, tante ore al giorno, qualcosa che non ci piace, non corrisponde a quello che noi siamo, non corrisponde ai nostri punti di forza, non corrisponde alle nostre passioni. La corsa del topo dal punto di vista spirituale è la cacciata dal paradiso. Vedete questo omaccione cattivo con i denti digrignati che c'ha in mano un contratto, 8 ore di lavoro al giorno, basta stare qui oziare in riva al mare. Cosa dice questa filosofia? Questa filosofia dice che se vuoi realizzare i tuoi fini, i tuoi sogni, la tua visione per questo mondo, quello che tu sei venuto a fare, devi prima potertelo permettere. Perché quando noi diciamo i nostri fini, realizzare i tuoi fini, questi fini non sono un capriccio che noi vorremmo fare, sono veramente l'essenza di quello che noi siamo venuti a fare in questo mondo. La nostra missione è la nostra essenza spirituale che noi svendiamo nella nostra corsa del topo spirituale. Ci sono un gruppo di infermiere americane che hanno raccolto una serie di testimonianze in punto di morte di quali sono i motivi di rimpianto principali delle persone. Quando lasciano questa vita, a quel punto fanno un bilancio e vedono fino a in che misura sono soddisfatte, si danno un voto. Hanno creato una top 5. Al quinto posto c'è il rimpiango di non aver permesso a me stesso di essere più felice. Perché? Lavoro, ero troppo impegnato a lavorare. Al numero 4, rimpiango di aver perso il contatto con i miei amici. Al posto numero 3, rimpiango di non aver avuto il coraggio di esprimere i miei sentimenti. Anche questo è un problema, ma è anche il lavoro che ci richiede di recitare e di essere quello che, di dover essere quello che noi in realtà non siamo. Posto numero 2, rimpiango di aver lavorato così tanto. È il numero 1 in assoluto. Rimpiango di non aver avuto il coraggio di vivere la mia vita anziché quella che gli altri si aspettavano da me. Guardiamo la stessa cosa dal punto di vista sociale, vedendo i le scoperte di alcuni etologi, guarda caso, hanno scoperto il comportamento sociale dei roditori, parliamo di corsa del topo, no? E hanno scoperto che il 10% dei topi possono essere catalogati topi alfa, il tipo alfa. Cos'è il tipo alfa? Il tipo alfa è proprio caratterialmente dotato al dominio, alla leadership, al comandare gli altri topi. L'80% dei roditori possono essere classificati come di tipo beta. Sono quelli che noi chiameremmo, non so, la maggioranza conformista o la maggioranza pecorona. Sono quelli che sono inclini ogni giorno della settimana a farsi dominare dagli alfa perché non conoscono di meglio. E poi c'è un 10% che è uno strano tipo di bestia, lo chiamano il tipo gamma, perché non risponde a nessuna regola sociale apparentemente, è altrettanto forte caratterialmente quanto i topi di tipo alfa, ma è disinteressato a dominare gli altri, è perfino disinteressato a coalizzarsi fra di loro e combattere gli alfa, a questo non gliene frega niente, vuole la sua libertà personale. E se la prende... La mia ipotesi scientifica, come dire, è che la popolazione di tipo umano corrisponde più o meno alla popolazione dei roditori. Quindi abbiamo il tipo alfa. Chi sono i nostri tipi alfa? Sono sempre il 10%. Sono quelli che sono inclini al dominio, sono inclini alla leadership, sono interessati maniacalmente a limitare la libertà degli altri, sono tendenzialmente sociopatici, perché guardano sempre come poter manipolare gli altri per limitare la loro libertà. Sono persone inspiegabilmente attratte dalla carriera in qualsiasi istituzione tipo burocratico. Sono entusiasti della burocrazia e in particolar modo sono attratti dalla carriera politica. Queste persone bisogna fare attenzione perché sono realmente disturbate e sono realmente capaci di malvagità a costo di raggiungere il loro obiettivo, che è dominare gli altri. L'80%, il tipo beta, anche qui uguale, la cosiddetta maggioranza pecorona o conformista, sono quelli che sono inclini a farsi comandare dagli alfa, sono quelli che credono qualsiasi cosa dica il telegiornale, per esempio, sono quelli che credono quello che dicono i giornali, per esempio, non so,
il nostro vero problema, la causa di tutti i nostri problemi è il debito pubblico, perché i giornali dicono che il problema è il debito pubblico. Questi poveretti a cui va la nostra compassione non hanno mai pensato con la propria testa che il debito pubblico non dovrebbe neanche esistere se i governanti smettessero di prendere a prestito con interessi i soldi dalle banche private. I giornali dicono il problema è il debito pubblico perché non tutti pagano le tasse. Allora il problema è che non si pagano le tasse. Ancora una volta, non hanno pensato che le tasse non dovrebbero neppure esistere in quanto tasse se i governi la smettessero di prendere in prestito interesse il denaro dai privati. E infine abbiamo il nostro 10% di gamma. Chi sono questi gamma? I gamma sono persone che sono difficili da etichettare, sono difficili da mettere in un cassetto dell'armadio, sono gelosissimi della propria libertà, sono adepti dell'autonomia e dell'iniziativa individuale, sono persone normalmente attratte dalla carriera imprenditoriale, sono lavoratori autonomi, a volte sono ricercatori spirituali, a volte sono attivisti sociali, a volte sono creativi, artisti, liberi pensatori e così via. Sono persone che non li puoi mettere in una casella, sono persone che sono disinteressate a coalizzarsi per fare la guerra agli altri, ma sono interessati prima di ogni altra cosa alla propria libertà personale. Questi non li puoi incastrare da nessuna parte, perché se si crea un problema da questa parte, loro semplicemente se ne vanno da un'altra parte. La specialità degli alfa è anzitutto quella di raggiungere il potere. Loro sono entusiasti di ogni forma di burocrazia, quindi sono bravissimi, poiché è una loro passione ed è un loro punto di forza, sono bravissimi a raggiungere i livelli più alti di qualsiasi istituzione burocratica e o governativa. Il punto è che appena raggiungono la posizione più alta, cosa fanno? Corrompono tutta la struttura a loro immagine e somiglianza. E le persone sane, le persone non psicopatiche, le persone sane, abbandonano la nave, vanno da un'altra parte e così l'intera struttura, l'intera istituzione diventa una calamita per le mele marce. L'altra specialità degli alfa è quella di reclutare i beta. Sono molto bravi a manipolare, li mettono in riga. Ora il problema è questo, e qui abbiamo veramente un problema. L'80% di questi, a sua volta, sono delle bravissime persone, come tutti noi. Il restante 20% sono persone che, date le giuste condizioni, finirebbero per, faccio un esempio, arruolarsi nella Gestapo. Inizierebbero a diventare sottilmente sadici, inizierebbero a sviluppare questo senso di appartenenza nei riguardi delle sfere più alte del potere, del sistema e così via. Sono quelli, come si chiamano, gli impiegati allo sportello di qualsiasi istituzione che si sfregano le mani con goduria dicendo: mi dispiace, questo non si può fare. Non sono cattivi, ma lo diventano date le giuste condizioni e soprattutto a quel punto non sono più capaci di rimorso. Sono quelli che dicevano al processo di Norimberga: stavo solo eseguendo degli ordini. Questi sono pericolosissimi. E la cattiva notizia è che un pugno piccolissimo di alfa è una minoranza di beta, da soli sono sufficienti per controllare una società intera. Dal punto di vista sociale vuol dire che la nostra società è controllata da persone fondamentalmente disturbate, che godono nel limitare la libertà degli altri e soprattutto hanno in odio l'iniziativa individuale. Qualcuno mi diceva che qua vicino, non lontano, c'è questa cooperativa di disabili, credo Down, ragazzi disabili svantaggiati, a cui hanno creato un lavoro, hanno creato un futuro, raccattando materiale che andrebbe destinato al macero, e con questa roba riciclata fanno dei tappeti. La Guardia di Finanza ha invaso queste strutture, li ha fatti chiudere perché ai tappeti mancava l'etichetta. Riguardo alla possibilità che tutta la società completamente si libera dalla corsa del topo di tipo sociale, non sono molto 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 ottimista, ma dal punto di vista che ciascuno di noi si può liberare dalla corsa del topo, e non solo dal punto di vista sociale ma anche personale e spirituale, ne sono assolutamente certo. Anzi, sono ottimista, sono certo che è facile liberarsi dalla corsa del topo se si fa cosa fare e come farlo.